Tutte le mattine mi alzo all'alba per andare in pista ciclabile, ma ammetto che in caso di maltempo particolarmente complesso tendo a rinviare, anche perché soprattutto se piove molto forte o se c'è vento molto forte, praticamente la pista ciclabile è impercorribile. È stato proprio in una di quelle mattine di vento e pioggia che ho rinunciato e invece mi sono messo a ravanare a caso sui social, guardando YouTube, guardando Twitter, guardandomi un po' in giro. Finché sono finito su Twitch, e lì ho scoperto una categoria oscura, una categoria di cui parliamo oggi in questo nuovo episodio di Deep Dark Diary. Siamo alla fine del 2018, non alla fine del XX secolo, ma questa è una cosa per i nostalgici dello zio. Comunque, la piattaforma Twitch ha capito che non di solo gameplay si può andare avanti, cominciano a svilupparsi anche delle categorie come la 4 chiacchiere, la Just Chatting, e che vengono utilizzate da sempre più persone che non si mettono a fare streaming solo per condividere il loro gameplay, ma anche semplicemente per chiacchierare con il pubblico. E infatti ecco che una sera andiamo in Ohio, sul canale di Jess di Streamer. Questo ragazzo decide di fare cena e TV, e di fare streaming parlando con il proprio pubblico. Ecco che la situazione va avanti molto lentamente per le prime due ore circa. E a questo punto, complice un po' l'orario, un po' la stanchezza, e soprattutto il fatto che sulla chat non c'è quasi nessuna interazione, e probabilmente saranno solo due o tre spettatori, Jess si assopisce. Ed ecco quindi che si crea una situazione grottesca e sul limite del regolamento. La piattaforma, infatti, non consentirebbe di effettuare live streaming di persone che stanno dormendo. Questo perché se una persona sta dormendo non può consentire o vietare di essere ripreso. Ma che cosa succede quando è lo stesso streamer ed è consapevole del fatto che viene ripreso? Comunque sia, dopo un paio d'ore Jess si sveglia. E le cose, dal grottesco, passano letteralmente a quello che si può definire il virale. Infatti, in queste due ore, il nostro streamer ha totalizzato oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e circa 1500 tra nuovi iscritti ed abbonati al canale. Amazon, quindi, decide di non prendere provvedimenti nei confronti dello streamer. Il contenuto, come abbiamo visto, è molto sul limite del regolamento, influisce tantissimo il fatto che questa tipologia di contenuto non ha avuto conseguenze gravi, non ha provocato nessuna tipologia di danno. Fondamentalmente non si può dire che lo streamer non fosse cosciente della telecamera accesa, quindi diciamo che si comincia ad accettare un pochino questa tipologia di contenuto. E questo funziona, funziona talmente tanto che piano piano nasce proprio la categoria «I'm only sleeping» — sto solo dormendo — e sempre più streamer decidono di portare questo tipo di contenuto, in cui una telecamera inquadra la loro camera da letto, magari ben fornita di una grossa quantità di pupazzi di peluche. Tuttavia, sin dall'inizio è anche evidente come questa tipologia di contenuto possa portare ad una fama particolarmente effimera. Lo stesso Jess, quando fa gameplay o altre tipologie di contenuti, riesce ad avere numeri particolarmente bassi, magari un gameplay viene seguito da una quindicina di spettatori in tutto. Ed ecco quindi che non sono pochi i detrattori che cominciano a dirgli «ma dovrebbe dormire per fare sicuramente molto più pubblico». Ma è anche vero l'esatto opposto. Infatti non sono pochi quelli che si chiedono, alla luce di 1,5 milioni di visualizzazioni, a che punto è arrivato l'intrattenimento se la gente riesce a trovare molto più interessante guardare uno che sta dormendo. Arriviamo quindi al giorno d'oggi, quando molti creator e streamer, particolarmente della categoria ASMR, decidono di cogliere la palla al balzo, e non è raro trovare qualcuno attivo nella categoria «I'm only sleeping» — appunto, sto solo dormendo — un po' a tutte le ore del giorno e della notte, anche perché in questo caso evidentemente non c'è il problema della barriera linguistica. Lo stesso MrBeast, durante uno dei suoi esperimenti sociali, aveva fatto una donazione di $10,000 a uno streamer che stava semplicemente dormicchiando. Poi simpatica sta cosa che questo apre un occhio, vede il numero, ringrazia per la donazione di $10, e poi si rende conto che c'era qualche altro zero in più. Ma la domanda sorge spontanea: dovremmo considerare questo un vero e proprio contenuto di intrattenimento?
O magari rappresenta semplicemente un ulteriore segno del serpeggiante voyeurismo che ci porta a spiare dal buco della serratura un po' ogni genere di cosa, persino contenuti relativamente normali e scene di vita quotidiana. Oppure, molto più semplicemente, è uno degli ennesimi fenomeni di costume che sarà destinato a finire sepolto da tanti altri che verranno in futuro. Parliamone! Io sono Grizzly e questo era Deep Dark Diary, il contenitore che ogni ultima domenica del mese affronta un viaggio lungo un tema oscuro a proposito di cultura generale, tecnologia o folklore. Noi ci vediamo alla prossima! No, gli orsetti hanno detto che non mi danno la liberatoria per riprenderli mentre stanno dormendo, ci tengono alla loro privacy.